32 istituti della provincia di Cremona parteciperanno quest'anno alla settimana della legalità 2022 presentata questa mattina all'Istituto Iti Storiani, che avrà come inizio simbolico lunedì 23 maggio, trentesimo anniversario della strage di Capaci. In tutte le scuole della rete CPL di Cremona, che sono 32 tra scuole di tutti i cicli, quindi dalle primarie alle secondarie di primo grado, alle secondarie di secondo grado e ai centri di formazione professionale, avranno un momento in cui autonomamente, quindi con scelte che faranno le scuole, ricorderanno Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta che hanno perso la vita nell'attentato di Capaci. Momento clou il convegno del 24 maggio in Aula Magna, che conclude il progetto biennale Giovani Cittadini Monitoranti. Un convegno particolare in cui ovviamente ci saranno i relatori, ma i relatori veri e propri saranno i bambini, perché ci saranno anche i bambini delle primarie e gli studenti, che dialogheranno con i nostri relatori e soprattutto con le istituzioni. Tre le aree tematiche curate dai docenti su cui quest'anno si è concentrato il percorso. I ragazzi hanno lavorato su un progetto dal titolo Giovani Cittadini Monitoranti, quindi hanno vigilato su tre aree tematiche diverse. La prima è il vigilarsi, lavoro portato avanti principalmente dai ragazzi della scuola primaria, e significa vigilare i propri comportamenti. La seconda area tematica è vigilare cibo, salute e ambiente, con il supporto di associazioni come Filiera Corta e Lega Ambiente. La terza area tematica è vigilare i beni confiscati alle mafie. A chiudere le iniziative, l'incontro del 26 maggio alle ore 10 con lo scrittore Alex Cornazzoli, che presenterà il libro Paolo Sono, il taccuino immaginario di Paolo Borsellino.